Si chiama e-commerce ed è la nuova frontiera della compravendita in rete, uno strumento che anche in Italia registra numeri in crescita. Le persone che almeno una volta hanno acquistato o venduto qualcosa online nel bel paese sono più di 23 milioni, 2 milioni e mezzo in più rispetto allo scorso anno, un dato destinato a raddoppiare, stando alle stime, anche in Calabria. Impossibile quindi non tener conto di un mondo che sta cambiando e di aziende che per incrementare i loro fatturati o semplicemente restare a galla devono necessariamente passare da questo nuovo mercato digitale. Le opportunità, cose evitare, ma anche la disciplina fiscale. A Vibo Valencia il convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili grazie al supporto di Banca Biper. È una normativa particolare, quindi richiede una specializzazione in materia sia da parte dei professionisti che assistono le aziende, ma soprattutto anche delle aziende stesse che devono entrare nell'ottica delle e-commerce diretto. Quindi questo darà la possibilità soprattutto a quelle aziende che sono localizzate nel nostro territorio che soffrono proprio per la mancanza di fruitori, quindi di soggetti che noi chiamiamo clienti, dovuto anche allo spopolamento del nostro territorio. Potrebbe essere uno strumento per far rifiorire le aziende oggi in crisi. Alessio Buonpasso per la Cinews 24.